Ecco cosa accade se passi troppo tempo a giocare ai videogiochi. Ormai la possibilità di giocare nella modalità multiplayer online ha causato disastri per moltissimi ragazzi, perché generalmente non hanno mai una fine. Pensaci, chi gioca online avvia una partita dopo l'altra senza rendersi minimamente conto di quanto tempo stia passando davanti a quello schermo. La dipendenza da videogiochi è quasi paragonabile a quella del gioco d'azzardo. Infatti, chi progetta un nuovo gioco tenta di far trascorrere più tempo possibile alle persone che scelgono ovviamente poi di giocarci. Ed è per questo che alcuni giochi sono davvero, davvero molto impegnativi. Vedi, chi progetta i giochi sa bene che pur di migliorare il tuo personaggio o di superare un determinato livello, trascorreresti tantissimo tempo all'interno di esso. Ma sai quali sono i sintomi della dipendenza dai videogiochi? Isolamento da amici o persone che ti stanno intorno per passare più tempo ovviamente a giocare. Sensazioni di nervosismo e di irritabilità quando si è incapaci, ad esempio, di giocare. Ed il più comune, indovina qual è? Mentire ad amici e familiari per quanto riguarda il tempo trascorso a giocare. Personalmente terrò sicuramente lontano mio figlio più a lungo da questo mondo. E tu che cosa ne pensi?